Quindi dalla cronaca di Bologna della Repubblica del 5 maggio 2012, articolo sotto il titolo L'evento, il vademecum dei nuovi T-Days, cosa cambia per bus, taxi, negozi. Sabato 12 maggio parte la nuova edizione permanente della pedonalizzazione del cuore di Bologna. Linee deviate, parcheggi. Le soluzioni per i disabili, due punti. Ecco tutte le risposte del comune. Scarica il pieghevole del comune in PDF. Il primo capoverso dice: parte da lunedì la campagna di comunicazione per l'edizione permanente dei T-Days, che vede il debutto il prossimo fine settimana, sabato 12 e domenica 13 maggio. Il comune distribuirà 20.000 pieghevoli nei quali si illustra come raggiungere il centro e le modifiche alla circolazione dei bus. Quando? A partire dal 12 maggio dalle 8 di ogni sabato alle 22 della domenica, la zona T, Ugo Bassi, Rizzoli, Indipendenza, chiusa la parentesi, sarà chiusa completamente al traffico, accesso riservato a pedoni e biciclette. Mi fermo qui perché poi l'articolo continua. Allora, uno che legge il titolo, il vademecum dei nuovi T-Days, la prima cosa, ovviamente, io parlo dal punto di vista di un destinatario qualunque. Se poi andiamo a vedere un destinatario particolare, straniero, persone con disabilità o persone anziane, con scarsa dominio della lingua, eccetera, la prima cosa che si chiede è: che cos'è sto T-Days? Cos'è T-Days? Il T-Days? T sta per tram? No, probabilmente no. Cosa cambia per bus, taxi, negozi? Allora, per poter capire che cos'è questo T-Days, o io devo chiedere a qualcuno di Bologna, per esempio a lei, che cosa intendete voi per T-Days, oppure, essendo io pugliese, ma non leggo solo la Gazzetta del Mezzogiorno, devo arrivare al terzo capoverso per capire che, e non è detto neppure esplicitamente, la domenica la zona T, parentesi, Ugo Bassi, Rizzoli, Indipendenza. Cioè questa T sarebbero tre strade che incontrandosi hanno una forma di T. Allora, questa è un'informazione che non va data in terza posizione, va data in prima posizione, e cioè il Comune di Bologna ha deciso di rendere pedonali alcune zone della città. Punto. Ha cominciato da una zona centrale che coinvolge via Ugo Bassi, Rizzoli e Indipendenza. L'incontro di queste tre T, di queste tre strade formano, diciamo dal punto di vista della fotografia aerea, una specie di T, per cui è stato battezzato T-Days, per dire, cioè i giorni in cui le strade di Ugo Bassi, Rizzoli e Indipendenza saranno chiuse al traffico. Allora, questa non è un'informazione che va data in terza posizione, questa è l'informazione che va data subito dopo che uno ha detto che il Comune di Bologna ha deciso di pedonalizzare, cioè di rendere pedonali. Io posso anche usare la parola pedonalizzare, però poi ci metto una virgola nel nostro giornale per il nostro destinatario, a scanso di equivoci. Pedonalizzare, virgola, cioè rendere pedonali, chiusa la virgola, poi può darsi anche che dobbiamo andare oltre, e cioè di consentire solo ai pedoni di transitare e vietare l'accesso alle macchine. Una zona in cui possono andare solo i pedoni si chiama pedonale. Quando il comune decide che possono passare solo i pedoni, si dice che ha pedonalizzato quell'area della città.